Le due migrazioni. Allora, cominciamo. Davide mi chiede il croato. Sul croato c'è poco da dire, significa semplicemente il croato proveniente dalla Croazia. È curioso invece raccontare come da croat deriva la sciarpa croata e quindi la cravatta. Quindi questa è una curiosità che può essere una particolarità da raccontare in questo ambito. Quindi la cravatta deriva dai croati, in buona sostanza. Stanca, quando nella seconda strofa di Tiran, sfidando la rabbia sul sentiero delle proscrizioni, io stanca di deserto la sabbia e le spranghe delle persone. Ho cercato sia sul Sant'Albino sia sul Nogaribaud e non ho trovato questo verbo nessuno nessun'altro. Per cui il Sant'Albino riferisce stanca, ma per rifarsi a Stark, per cui già all'epoca evidentemente era un italianismo che non faceva neanche parte proprio del vocabolario, perché se non lo inserisce nemmeno Sant'Albino nel vocabolario del 1866, se non sbaglio, evidentemente non era così in uso come termine. Chiaramente vuol dire stancato o portato l'esasperazione sia al deserto della sabbia sia alle spranghe della prigione. Questo è il concetto, è chiaro. Però appunto il verbo stanché non era neanche indicato all'epoca, per cui facciamola passare come licenza poetica di Borfeglio, mettiamola così, non, insomma, come giustificazione. Nella strofa successiva si parla di nella quarta strofa, sì. La quarta strofa, fra splendore di un'ora a gloria, mentre d'anime ampautà, spermio il frutto di una vittoria che la vio nel merità. Ampautà, ampautà chiaramente significa infangato. Fango, pauta. Pauta deriva dal latino palus, palude. Per cui è anche questa la dimostrazione di come il piemontese sia una lingua neolatina, con tutte le influenze poi celtiche, provenzali, eccetera. Ma comunque, pauta, palus, pauta, ampauta, quindi infangato, curioso. I Chap l'avevamo già visti precedentemente, eccolo qua, nella seconda immigrazione. Ah, no, chiedo scusa, nella prima immigrazione c'è ancora interessante il verbo stensia, stense. Stense deriva dal latino extinguere, dove dice. Nella quinta strofa, cun al cor che stensia lì a Milan, io dì bun dì. Stense, appunto dal latino extinguere, vuol dire proprio soffocare, strangolare, opprimere. Quindi con il cuore che stava proprio soffocando lì, con questo senso di angoscia proprio che ha il primo emigrante con tutti i suoi ideali che vede sfuggirgli di mano passo un passo per volta. Ed è molto forte come verbo, molto, molto indicativo proprio dell'angoscia che ha il protagonista di questa canzone come sentimenti. È un bel verbo, stense, rende molto bene l'idea dell'oppressione, appunto. Nel secondo immigrato, invece, il primo termine che Davide mi chiede di spiegare, anche se ne abbiamo già parlato, è nella seconda strofa, canguanei su alman o russi con la corda o col no, nut, non, chiedo scusa, non so come si pronunci. Leo l'ultimo di me corsi una fasia con un chap root. Il chap è letteralmente i cocci, sono i cocci, e deriva dal latino, dal celtico clap, che vuol dire mucchio. Per cui dal mucchio sono proprio i chap sono proprio le cosa rimane di un vaso che si rompe, per esempio. Sono proprio letteralmente i cocci. La cosa divertente è che poi appunto i ciap diventano anche le chiappe per esteso, è una cosa curiosa come evoluzione del termine, e però prendiamola come tale. Il dubbio che ha Davide nella terza strofa, mentre gli altri s'affannavo su tal fe ad le sing giornà,
Abuschese quaic stra sad bravo con la giunta ad quaic sadà. Sono d'accordo, giunta è sbagliato, è fondamentalmente sbagliato, ho ancora verificato anche sul Sant'Albino, è giunte, non giunte. Come vedremo poi anche nelle strofe successive per la il punti, non riesco neanche a pronunciarlo, punti non esiste, secondo me sono due errori di stampa semplicemente, ho tanto quell'impressione lì, perché non vedo altre giustificazioni, non trovo da nessuna parte una spiegazione letteraria da questo, così da giustificare questa pronuncia, che è anche difficile da pronunciare, per cui non mi sembra proprio strano. La Sabà, che si nominava in questa strofa, come abbiamo visto in un video precedente, il Sab era la sciabola, che era diversa dalla spa, che era la spada, e quindi le sabrà sono proprio le sciabolate, c'è poco da aggiungere. Nella quarta strofa si dice «Vist radeschi a vlela sola», alzare i tacchi, letteralmente. «Visti i taric a futte il can e mi fora con una tola da fesgiai a Gengis Khan su un vestimento da vlu su un butan capel puntu». Qui ci sono un po' di termini simpatici, appunto, le vlela sola chiaramente alzare i tacchi, alzare le suole, questo è chiaro. I taric, l'ha già accennato Davide, è proprio la storpiatura grottesca di Deutsch, era proprio un termine dispregiativo per indicare gli austro-tedeschi, è un po' come oggi noi parliamo dei crocchi per indicare appunto i tedeschi, il crocco comunque ha un'accezione negativa, non ha un'accezione di simpatia sicuramente, e i Deutsch in questo caso funziona esattamente alla stessa maniera, proprio questo senso del disprezzo nei confronti di questo esercito, di questa popolazione. Futterkahn è anche molto curioso come espressione, perché letteralmente fottere il cane, ma e prendo letteralmente da Sant'Albino anche questo, fottere il cane vuol dire proprio partirsi, darsene a gambe, andarsene quasi fuggendo, scappando via e sloggiare. Quindi anche, anche questo è un termine molto forte, ho visto proprio i tedeschi che se la davano a gambe, che scappavano a gambe levate, per cui anche questo è interessante come termine, devo essere sincero, non lo conoscevo nemmeno io come modo di dire, ma evidentemente nell'Ottocento era usato. Fesgiai è chiaramente fare ribrezzo, no? con una faccia da tola che avrebbe fatto persino ribrezzo a Gengis Khan, no? Quindi l'emblema della crudeltà antica. Fesgiai deriva dal latino ex gladius, che in provenzale diventa esglai e in piemontese diventa sgiai. Quindi c'è sempre questo, come dico, chiedo scusa, sono monotono, ma c'è proprio questo continuo rincorrersi latino, provenzale, francese, piemontese, c'è proprio questa osmosi, questo rincorrersi tra una lingua e l'altra che è bello, che è comunque da sottolineare sempre con interesse e con forza. Nella penultima strofa si dice «Vdura l'Italia in fondo la nita contro i gueux repubblicani». La nita è letteralmente, anche questo sono andato a controllarlo su Neugreibaud, è letteralmente il limo e deriva dal celtico, perché in celtico si dice l'allita e non la nita, ma in provenzale diventa nitto. Per cui celtico lita, provenzale nitto, piemontese nita. E quindi anche qua si vede l'evoluzione della lingua come passa da un posto all'altro, in buona sostanza raccogliendo probabilmente anche le pronunce che sono più familiari man mano che le parole incontrano le popolazioni. Ed è anche questo è interessante, che celtico, provenzale e piemontese, per cui come radici sono interessanti. Così come il G. Il G, che è letteralmente l'uomo miserabile, il furfante, deriva dal francese G,
che invece di scriversi col GH si scrive GUEUX. Ma pur cambiando la grafia, il termine è lo stesso, sono gli uomini miserabili, per cui vedendoli, ho visto l'Italia in fondo al limo, in fondo al fango, contro i furfanti repubblicani. E un altro termine che Borfeglio usa tantissimo e che deriva anche questo dal francese grisaille è grisaia. Ad esempio nella canzone sul barone Daunay, sul baron, tirez la grisaille, fait largo sul baron, no? Tirate alla larga, plebaglia, sta passando il signor barone, quindi voi pezzenti andate via, passa lui, non deve passare nessun altro per la strada. Quindi grisaille, sono tutti termini che in Borfeglio ricorrono. E sono belli da sentire anche proprio per la ricchezza di pronunce di lingua che portano. Il PNAS, dove si parla nell'ultima strofa, Giugno Astura e Giugno Doira, dopo aver na ben al PNAS, dopo aver scodinzolato bene. PNAS vuol dire coda, l'abbiamo già visto altre volte, deriva dal latino penna, che in francese diventa panache. Per cui anche qua, questo rincorsi, penna, panache, pnas, anche qua la pronuncia si avvicina alle popolazioni dove passano le parole, no? Per cui si vede questa evoluzione della lingua. E così come anche Rastroira, l'ultima, anche qua, nelle due righe successive dell'ultima strofa, Surrenzame la Rastroira, sud Cavour e sud Tratars. Qui in questa strofa, poi si va avanti anche al Piemonte, alle Maestait, cum ancoi vacca da light, viva il Bast, viva il Gruipium, viva la risa il Macaroon. Rastroira, Bast, Gruipium, vacca da light, sono tutti termini, ricordiamo sempre che Borfeglio ha origine astigiane, per cui origine comunque dalle campagne del Piemonte. Sono tutti termini di stalla, sono tutti termini di un piemontese molto popolare. Perché, vabbè, la vacca da latte, il basto, il Gruipium, che sono letteralmente i mangioni, ma perché sono quelli che sono sempre attaccati alla greppia, quindi sono sempre attaccati al posto dove si mangia e si mangia possibilmente a sbafo, e la rastroira e la rastrelliera, quindi dove il contadino getta il fieno per le mucche. Per cui anche questi termini ricordano in un piemontese molto bello, molto colorito, comunque le radici contadine di quello che era poi un intellettuale dell'Ottocento, ma che non dimenticava le radici da dove veniva. Quindi sono tutti aspetti che rendono in Borfeglio anche questa è la grandezza del poeta, proprio di non dimenticare l'origine e di non dimenticare i termini della sua, probabilmente della sua infanzia, della sua gioventù, termini che sentiva in famiglia e che sono rimasti comunque nel suo parlato quotidiano. Per il discorso sulle migrazioni, appena un attimo vedo di organizzare le idee e di fare un discorso non troppo lungo. Ci sentiamo alla prossima, grazie.